Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del Tiger Show. È una puntata ricca di appuntamenti e anche delle piccole sorprese all'interno di questo programma che sta prendendo sempre più piede, ne sono contentissimo e tanti artisti vogliono partecipare. Tanti artisti come lui, Seba. Ciao Seba. Buonasera, Buonasera. Allora, vi buonasera. prego con questo. Assolutamente sì. Allora, Seba è un coreografo. Magari ci sediamo un attimino così, perché Dai, dopo so che Vittorio, abbiamo ci sto, ci l'inverno. sto. Speriamo. Grazie mille Ok, per grazie avermi a te. invitato. Ok. Allora, Seba è un ballerino, coreografo, e ha avuto la possibilità di lavorare con delle grandi showgirl come Ambra Angiolini, Cristina 40 e poi tante altre. Poi da lì tanti show e poi hanno aperto una scuola di ballo. Ebbene sì, per cui dalla televisione all'Accademia, 23 anni, Accademia di Arte e Spettacolo di Lesmo, siamo in Brianza, nel verde della Brianza, di danza, canto, teatro e di musica. Quindi, a proposito di musica, vediamo che cosa sa fare Seba. Ebbene sì, oggi ho portato in questa fantastica trasmissione tre ballerini. Ho Sì. portato Cantù Nicole, una showgirl, poi ho portato l'insegnante di dancehall Eros Fusco e poi uno dei più quotati ballerini di breakdance d'Italia, che è il nostro Christian. Ecco, mi avete detto che ci avrebbe fatto la sorpresa, perciò possiamo andare avanti. Come presentiamo loro? Li presentiamo come, visto che siamo al Teatro Nuovo, in quelli di Arcore, l'8 e il 9 di giugno, li presentiamo con il nuovo musical Let the Music Play. De la favela salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se
Allora, sei? Cristian. Poi? Nicole. Eros. Allora, questa coreografia chi l'ha fatta? No, scusami. Vengo da te? Sì, ok. Allora, coreografia, ebbene sì. Loro sono diventati maestri, per cui, perché ormai vanno dai 20 ai 25 anni, per cui largo ai giovani, e fatta da loro, no, da guarda, Eros, largo da Nicole. Ai giovani, io sta cosa che dicono largo ai giovani, ma se non ci siamo noi, chi fa largo a noi? Quello è vero, Vittorio. Noi siamo la sapienza vivente, loro attingono da noi. Va bene? Senti, quanto ti impegna questa coreografia e questo lavoro? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì, tutti quindi i giorni ci alleniamo. Va bene, anche tu? Sì. Uguale? Anche io, ma viaggio un po' di più. Viaggio un po' di più. Allora, la scuola dove si trova? Allora, Vittorio, la scuola si trova a Lesmo. Lesmo sai dov'è? Sì, ci sono stato, è una vallata verde, mi piace tantissimo. Vicino ad Arcore, a Monza, per sì, cui dove le c'è famose un amico famoso, ecco. Le che famose non diciamo i casini, però vabbè, ci sta. Le famose curve di Lesmo del Gran Premio di Formula 1. Quest'anno le mie sorelle Virginia Fumagalli, Stefania Fumagalli e Cristina Fumagalli compiamo 23 anni di accademia. Okay. Come vi dicevo, è un'accademia che studia, i ragazzi studiano danza, studiano canto, studiano teatro e vanno dai 4 ai 70, 80, 90 anni. La danza e l'arte non ha età. Per bene, cui sono sempre evergreen. Allora, noi ci accomodiamo ancora un attimo, volentieri, loro e via volentieri ci lasciano perché so che devono partire e parliamo un attimo con te. Dai, ecco, volentieri, dai. Vieni con me. Allora, abbiamo ancora qualche minuto con te. Allora, tu hai delle fotografie da mostrarci per quanto riguarda la tua scuola, giusto? Sì, dai, ho portato delle foto di un musical che sono anche lì, guarda, le vediamo. Ah, questo le vediamo, è bellissimo, anche vedi? Sì, questa è una coreografia di Modern Dance, questa è una coreografia di Video Dance perché è lo stile televisivo che va soprattutto in TV, e questa è una coreografia di Hip Hop, e infatti a breve stiamo facendo dei concorsi, tra l'altro abbastanza famosi, andiamo il 29 al Teatro Sociale di Como di aprile, poi dopodiché il 6 maggio, state ben attenti, rulli di tamburi, perché andiamo alla finalissima al Forum d'Assago davanti a quasi 20.000 persone, siamo quindi in finale col Dance Contest, brivido con Armani, brivido, finalissima, brivido. E poi via dicendo i vari concorsi, ma senza nulla togliere al nostro musical, dell'8-9 giugno al Teatro Nuovo di Arcore. Hai fatto proprio una pubblicità. Siete anche su un sito? Assolutamente sì, il nostro sito è www.artespettacolo.com, come vedi dal nostro logo, e visto che è la mia vita ho deciso di stamparlo anche sul polso, Vittorio. Allora, possiamo fare un primo piano di questo polso? L'unico tatuaggio che ho è la mia vita, è arte, spettacolo, allora, e la danza. Senti, tu hai lavorato con delle grandi star come Ambra. Ecco, sono passati tanti anni. Va bene, ma com'era lavorare con loro? E beh, c'è da dire che il mondo televisivo, anche se è un mondo televisivo, tra virgolette, non uccidemi Vittorio, un po' falso, perché gli applausi eccetera comunque sono in playback, però è sempre un'esperienza. Io non sputo mai sul piatto dove no, mangio. Ma io dico sempre questo, che il, no vabbè, allora, facciamo una cosa. Allora, io ci sono stato nel mondo dello spettacolo, anche ai grandi livelli, e sono scelte che si fanno, no? Il mondo è pulito se lo vogliamo noi. Se noi vogliamo sporcarci di un qualcosa, è nostro, capito? Se vuoi stare pulito, ne stai fuori. Però le luci della ribalta, i lustrini, sono i sogni che noi non possiamo comunque illudere i ragazzi che è tutto così facile. C'è lavoro, c'è tutto, ma ci deve essere il rispetto dell'artista. Poi se l'artista ama prendere altre strade, quelle più facili, sono problemi suoi. Io sinceramente dopo Mediaset con Cristina Quaranta, Laura Freddi, Massimo Lopez, Luca Barbareschi, poi sono passato sempre con Mediaset con Ambra e Fiorello, e poi sono andato nel magico mondo della Rai dove ho fatto il programma dei bambini, per cui solletico. E sono tutte esperienze che mi portano nel cuore, e poi ho deciso di mollare, si dice il termine, sì, giusto? Si sta un po', no, okay, non è no? Si dice mollare, ci si fa un attimo da parte, ecco, per portare agli altri ciò che noi abbiamo imparato. Infatti, però l'importante è proprio bravissimo quello. Bravissimo Vittorio, perché poi cosa è successo? Ho deciso di dare tutta la mia vita all'insegnamento. È quello per che cui faccio anch'io con gli altri. Ho deciso di insegnare della mia vita, perché dai piccoli ai ragazzi, agli adolescenti e alle mamme, papà, ma e quello amo quello che faccio tanto. Questo e mi poi, fa piacere. Poi l'ultima, vuoi sapere l'ultima? Ma vuoi proprio saperlo? Io per scherzo 4 anni fa ho fatto la canzone dell'Expo Milan. Okay. Expo allora c'è la porta la seconda volta.
Che vieni qua da me. Ok. Ma? A maggio. Ma caro mio, sto uscendo col nuovo tormentone estivo. Per cui maggio... italiani tremiate perché arriva il tormentone di Seba Dance. Allora, la prossima volta con Seba. Io ti saluto tanto. Grazie a te. Grazie mille. E un saluto anche a Berta che ci ha fatto conoscere. Sì. E che è qua con voi. E volevo fare un salutone a Berta dell'insegnante college perché siamo compaesani di Lesmo. Dai, vieni un attimo in studio. Dai, solo un studio per un, solo per un secondo che ci studia. Dai. Allora, è proprio un saluto veloce per Berta, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Grazie a te Vittorio, è sempre un piacere. Tra l'altro Vittorio, non è California di Los Angeles, California di Lesmo, eh? Okay. No, Lesmo qui vogliamo altro, dai, qui vogliamo altro, dai. Grazie a voi di aver partecipato grazie, al Tiger alla Show. Alla prossima. Alla prossima. Grazie, ciao. Adesso invece è la volta di un modello, un giovane, un ragazzo che è venuto qua apposta da Torino, signori, Giuliano Fidigrano. Ciao Giuliano. Ciao Vittorio. Allora, prima vediamo cosa canti e poi ti intervisto. Vabbè. Ok, cosa ci fai sentire? Ti faccio sentire un pezzo scritto da mio fratello, il neomelodico, che si intitola Che la sbagliata si tu. Ah, proprio napoletano, bravissimo. Sì, Giuliano Fidigrano. A chiedermi perché doveva capitare proprio a me. Chiudere gli occhi e immaginare che stiva ancora calma. Ma dopo si era stanco.
molto melodico. Io ero sicurissimo che sarebbe stato di tuo gradimento, date le tue origini, e mi sono portato avanti. Ci vediamo un attimo a parlare un attimo di te. Allora, Giuliano viene da Moncalieri, Torino. E ha iniziato la carriera, diciamo, ha lasciato un po' gli studi, poi ha voluto provare la carriera come artista, come sì, fotomodello, come modello, ha partecipato a molti concorsi di bellezza, è arrivato in semifinale ad alcuni molto importanti, poi si è data la carriera cinematografica, facendo anche comunque delle soap molto importanti come Vivere per Canale 5, ovviamente ruoli un po' secondari, nell'attesa di avere dei ruoli un po' più importanti. Cosa vuol dire per te stare nel mondo dello spettacolo? Beh, innanzitutto è divertimento, vuol okay. dire divertimento ed esprimere la propria forma d'arte, okay. quello che c'è dentro ognuno di noi, insomma, sì. il piccolo bambino che c'è dentro noi stessi. Sì, che vuole uscire fuori. Che vuole uscire fuori, per la forma la decide lui, se come cantante, come ballerino, come attore, però la base è l'esibizionismo, sicuramente è l'essere eccentrico, certo. perché se non si ha quello di ingrediente di base non si ha la spinta per okay. tutto il resto. Però se guardi un attimo la camera così possono avere, fagli un primo piano sì. a Giuliano, perché diciamo è famoso anche per i suoi occhi azzurri, piace molto alle donne e tu hai un bel seguace, no? tante fan che un ti bel seguono. Sì. Seguito? Sì, sì, abbastanza, sono carinissime, le saluto tutte le mie fan di Napoli, della Puglia, della Calabria, della Sicilia, Catania, Palermo, insomma. Tu hai un sito tuo? Così lo svegliamo? No, mi possono trovare su Facebook tranquillamente come Giuliano Fildigrano oppure su Instagram, i social okay. network. A te ti attira di più la moda o il cinema? Il cinema, perché nel cinema tu esprimi te stesso, recitando riesci a tirar fuori quello che sei realmente. Mentre invece la moda la prediligo meno, perché sei comunque un manichino che indossa degli abiti, non hai libertà di parola e quindi diciamo che più che camminare avanti e indietro su una passerella non ti viene concesso. Non ho mai dato spazio alla moda più di tanto. Mi è capitato di fare qualcosa, ma non era quello il mio... Il tuo obiettivo. Esattamente. Quindi adesso il tuo obiettivo è quello di portarti avanti come artista, come cantante. Sì. Io sto portando avanti questa passione musicale che è nata fin da bambino. Io sono cresciuto a Pani Nino d'Angelo insieme a mio fratello, che poi man mano è andato avanti scrivendo brani. Infatti questo brano che avete sentito poc'anzi, che l'ha sbagliata sì tu, l'ha scritto appunto mio fratello Daniele, che saluto. E io invece ho intrapreso altre strade, come hai detto tu, facendo piccoli ruoli in alcuni film al cinema, in alcune fiction... in alcuni programmi TV, nel 2005 sono stato uno dei valletti di Mara Venier nel programma Domenica In. E adesso mi sono chiesto, ma perché non rispolverare questa vecchia passione che ho certo. del canto napoletano, visto che siamo cresciuti comunque di famiglia con questa forma d'arte. Mi sono fatto mandare dei brani giù da mio fratello e abbiamo inciso questo brano. Bene, allora mi fa piacere che... Ok, mi fa piacere che hai intrapreso questa strada del pop melodico, della canzone napoletana rivisitata, quindi ti auguro sì, veramente un forma... bel successo di essere un fra quelli che in futuro potremmo dire sono in classifica in hit. È un ambiente un po' diverso, però... Vabbè, fra il cinema, l'altezza c'era, quanto sei alto tu? Sono ad 1,86 m. Una bella altezza anche per quella, una bella presenza, ha un fisico abbastanza... Cioè, un tatuaggio abbastanza vistoso. Vistoso, palestrato e tutto. Le carte in regola ce l'hai. Far parlare di sé, esatto. Ecco, le carte in regola ce l'ha, perché no? Gli diamo una chance a Giuliano Fildigrano. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a te. Adesso lanciamo solo un attimo un video. Vieni Giuliano, vieni. Allora, c'è un'altra... Intanto che si parla, si prepara il prossimo ospite, c'è una ragazza che in questo momento sta facendo parlare di sé nel bene e nel male, però lei ha detto, purché si parli di me, oggi doveva essere qui, però ci ha mandato un video. Asia Valente. Ciao Vittorio, ciao a tutti, sono Asia Valente, ho 21 anni, vivo a Milano e sono l'influencer italiana, diciamo, con il British style per eccellenza. E come vedete non mi dispiace di non essere al tuo programma di Tiger Show, perché mi trovo nella splendida Malibu, ma spero di venire presto a trovarvi e conoscervi, insomma, ecco.
Bacio a tutti e followate Asia Valenteria su Instagram. Del messaggio che ci hai mandato e anche abbiamo visto ammirato anche le tue bellissime foto che ci hai mandato a Videostar TV. Grazie a Giuliano, grazie a alla prossima. E adesso un altro concorrente, un altro ospite, Riccardo Moracca. Buonasera, buonasera a te Riccardo, cosa facciamo? Cantiamo prima Riccardo? Come vuoi, prendo la chitarra. Tu prendi la chitarra e io ti presento un attimino, d'accordo? Bene, allora, Riccardo Moracca e... Sì. Non l'hai fatto vedere? Le vuoi far vedere adesso? Bene, dai. Tiro una mirata e da che va. Grazie, grazie Asia, abbiamo visto le tue foto, belle, e speriamo di averti qua prossimamente. Qui vicino a me c'è il dottor Riccardo Moracca. Buonasera, buonasera. Racconta un po' la sua storia. Lui ha incominciato il primo approccio nel mondo della musica attraverso un maestro di banda, delle bande, quelle classiche bande, sì, che noi vediamo bande nei paesi. Sono, sì, certo. Dopo nel 1966, no, ok. 1966 incomincia a studiare musica, a scrivere dei brani e adesso ci farà ascoltare uno dei suoi brani. Va bene. Signori, Riccardo Moracca. Se non bastano gli antiaritmici,
devi fare la cardioversione. È una questione di scambi extracellulari, di elettroliti, di ormoni, di enzimi nucleari, di mitocondri che bruciano come fascini, che pompano energia senza tregua come fossero cucine. È una questione di intesa intracellulare, sequenze di geni e cromosomi designati, ce ne sono a milioni, tutti sequenziati, a filare il destino dal giorno siamo nati, in cui siamo nati, 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 collegati, sequenziati, programmati, comandati, intermediati, sequenziati. Bravo Riccardo, vieni dentro. La storia di Riccardo è un po' la storia un po' di tutti, quando si hanno delle passioni e poi per vari motivi bisogna scegliere per altri studi. Quindi lui è laureato in medicina. Medicina, certo. Sì, in medicina, medicina e chirurgia a Pavia. Poi, sì. Pavia. Poi so che hai fatto tante cose comunque come cantante, come artista, e hai scritto anche dei brani tuoi. Ho scritto dei brani miei, ho partecipato a diversi festival come autore. Sì. Quindi a Ambrugino d'Oro, anche scrivo canzoni per i bambini, uh-huh, e varie cose, insomma. Senti, come fai a dividere le due cose fra essere dottore e poi artista? Perché distinguo le due cose, diciamo, riesco a distinguere, a separare le due cose. Okay. Quando finisce una cosa, comincio l'altra. Ecco, tu sei laureato in? Sono arrivato in medicina e chirurgia, mi occupo di pediatria, medicina estetica, omeopatia e bla bla bla. Questo dove? A Sesto San Giovanni, Milano. Quindi se vogliamo fare una visita da te possiamo venire? Sì, di tutti quanti. Tutti quanti. Preferisco però diciamo, vedervi con le chitarre e via dicendo. Va bene, questa è la cura migliore che c'è per quanto riguarda la salute. Ecco, come cura, se ti può interessare, mi occupo anche di musicoterapia, fra l'altro. Non ho già sentito quindi parlare, di cosa si tratta questa musicoterapia? Musicoterapia è una cosa che, diciamo, di cui potremmo stare a parlarne un paio d'ore come minimo. Allora ti invito alla prossima puntata, così sì, possiamo parlare tranquillamente. Parliamo, anche perché mi piacerebbe parlare di musicoterapia al di là degli interessi che possa avere io come musicoterapia, ma vale la pena parlarne. Allora, facciamo così, viene la prossima puntata che registreremo, in cui avremo più modo per parlare meglio di te, di questa musicoterapia, come artista ti abbiamo visto, e io credo che tu sia un professionista anche nel tuo campo della medicina, così apprezzato, dicono. Così dicono. No, ma lo so, non preoccuparti. Quindi ci alziamo un attimino per la sigla finale. Va bene. Con i miei ospiti in studio, e ti invito la prossima volta. Va bene. Che ti vediamo qua. Volevo ringraziarti per l'invito. No, stai pure qua in studio con me. Con te. Allora, sì. Se c'è qui, sono qui i ballerini di Seba e poi Giuliano Fildigrano, che facciamo la sigla finale. Riesco a approfondire il problema la prossima volta. No, è buono, perché adesso... Venite avanti due ragazzi. Allora, davanti a noi c'è uno studio, prima di entrare nel studio ufficiale, e poi Giuliano Fildigrano. Allora, Giuliano di qua, scusami. Ecco di qua. Qui vicino, adesso parte la mia grande canzone, il mio successo mondiale, quindi do corda a tutti. Insomma, qui mica si scherza, hai detto larga ai giovani. Questa è la mia, ok? La notte cala su.
città, dorme tutta l'umanità, strana tranquillità di un mondo di nevrotici.